Ehi là, sono Senses e questo è Final Game Over! Finalmente sono tornato in It's a Big Adventure 2. Ho avuto diversi impegni le altre settimane e adesso stavo un po' bisticciando con il gioco perché continuava a partire in francese e poi in inglese. Ora dovrebbe essere partito in italiano, infatti. Perciò rieccomi qua di nuovo a questo strano pianeta alveare. E credo che dovrò risalire qua sopra. Forse non ho completato tutto quello che dovevo. E mi hanno riportato giù. Magnifico. Risaliamo su. No, stavolta non mi fate scendere. Vediamo un po' dove devo andare per di qua. Au. Non so se li devo ammazzare tutti o meno, ma Cattandè continuano a rispuntare in giro, quindi non penso che devo per forza ammazzarli tutti. È una vera guerra da queste parti, eh? Ah, fanculo. Fatemi salire. Vabbè, ok. Suppongo che qui non si salga. Anche se probabilmente forse dovrei salire qua sopra. Sì, c'è un'altra uscita là. Quindi al diavolo, io devo salire lì. Vediamo un po', mi serve la sfera, credo. No, è troppo alto. Ah. Maledizione. Ma che cosa sistema sto tipo? No. No, fammi salire. No, non volevo la conchiglia. Fanculo. Stavo cercando di resettare l'animazione. Ma guarda sto stronzo. Fammi salire. Figlio di puttana. Figlio di un biustel impoverito. Fammi salire. Porca troia. Dai. Ho appena iniziato l'episodio e vuoi farmi bestemmiare per forza. Au. Oh, finalmente. Oe, oe, oe. Piano, piano, sono amico tuo. Au. Fatemi uscire di qui. Ora, cosa c'è da questa parte? Mi piace che ho dimenticato di settare il volume del gioco e mi sta rintronando le orecchie, ma adesso non posso più settarlo, è troppo tardi, devo correre. No. No, un attimo. Qui è proprio guerra aperta. Questo non è come l'invasione. o meglio, non è come la tirannia di Fanfrock. Meglio equipaggiarsi a dovere. No. Così mi posso prendere tutte i cazzotti che mi tirano appresso. Bello, non ne ho beccato nemmeno uno. E ora cosa ho qui? Oh, naturalmente non cadrà nessun tipo di tavola, vero? Meno male. E ora? Suppongo che dovrò recuperare la chiave ormai da qui. Mi pare che non ce l'ho, eh? No, non ce l'ho. Una l'ho fottuta, una l'ho scavata. Cosa c'è di meglio? Oh, un combattimento di un'enorme arena, naturalmente. Che abbiamo qui? Mi sa che non posso parlarci. È dall'altra parte. Mi piace queste cose che... penso che non me l'abbiano nemmeno spiegato. Non so. Se ha un senso, se non ha un senso. Probabilmente mi sono dimenticato un sacco di dettagli. Oh, bene. Chiediamo spiegazioni a sto specie de venerando qua. Hello. Hello. Ah, Twinsen. With the arrival of these paratroopers, I'm afraid our fragment might fall into the hands of the Emperor. By the way, if you know how to throw back the balls of fire with your hands,
Try to grab some. E il moto ce l'ho, e il mio guanto di palido, che mi sarà certamente utile. Forse devo ammazzare sta bestia per procurarmi la chiave. Fatti sotto. Io sono Twinsen, ho salvato il mio pianeta, adesso salverò anche questo, e di nuovo il mio pianeta. Mi sta solo fissando. Forza. Oh, ecco che arriva. Ahia, che male. Andrò al fuoco di questo passo. Ah, troppo tardi ancora. Devo agire con molto anticipo. Ecco fatto. Va bene così. La chiave. Sfera mia, fai il tuo lavoro. Yay! Ho preso la chiave. Il contenuto dello scrigno è mio. Ah, il pezzo della chiave è mio. Hello. Hello. The queen has been captured, but some of our people managed to escape. They took shelter in the cave of the volcano. Molto bene. La regina Quinty è stata catturata e il nostro scopo è salvarla, diventare l'eroe. Oh, non penso che sia il caso di Twinsen, ma lo faremo comunque. Dunque, oh, è chiuso. Da questo è arrivato con l'ascensore o cosa? Con l'ascensore, giusto? Dovrebbe essere dall'altra parte. Eccolo. Ora direi che me ne posso anche andare. Boom. Ho fatto un salto un po' troppo forte. Ok. Poi continuano a scendere. Dritti nella lava poi. Sti rezzi proprio c'hanno un sesto senso per farsi arrostire, eh? Ah, io me ne scendo da qua se non vi dispiace. Naturalmente niente super setback. Oh madonna. Via. Boom. Ah, ok. Troppo alto. Pensavo di prendere la scorciatoia, ma apparentemente è un po' troppo per Twins. Tu morirai per mano mia e questo è definitivo. Mi chiedo per quanto tempo continueranno a buttarsi a scaramucce qui dentro, ma devo andarmene. Ok, ah, devo chiamare il traghettatore. Quante gemme servivano? Tre o qualcosa del genere? Comunque. O erano 5. Ma speriamo che sia 3, perché non ne ho abbastanza in quel caso. So, Twinsen, canta per me. Ferryman, if you please. No, non cantare più. Fai venire a piovere, vedi? Vabbè. Vuole per forza arrivare là sotto quello. Mannaggia. Come si salvava ora? Ok, perfetto. Sì, sto tipo se vuole parcheggiare là, eh. Bravo lui. Ehi, Caronte. Hello. Whoever wants to cross the ocean of fire must pay the price. Meno male, giusto giusto. Oh, gems is the fair. Where do you want to go? Giusto, dove dovremmo andare adesso? Ah, se non sbaglio parlavano appunto del risolto sul vulcano, si dice qua, o sbaglio? Sulla grotta di a fianco del vulcano. The island of the volcano. The island of volcano, andiamo. Ehi. Al massimo ci ho fatto una cazzata, però di tagliare e di raccogliere le gemme per tornare sull'isola dei pallidi.
cazzo fa a non morire di caldo? Vabbè. Deve essere stato un viaggio molto noioso e lungo. Vero, Twins, eh? Non che ci fosse stato il completo terrore di cadere nella lava per tutto il viaggio, spero. Oh, oh. Fiamme aggressive. You just picked up a gem. Sì. L'ho fatto. E le fiamme sono incazzate per questo. Per di qua non si passa? Va bene. Per di qua si passa? Nemmeno. Dovrò fare un piccolo viaggio pericoloso. Oh, un'altra gemma. Un attimo. Mi chiedo se posso farlo sto salto. Oh, no, non posso farlo. Chissà per di qua. Proviamoci, no! Probabilmente devo andare per di là, però. Au. Queste trappole. Oh, oh. Ah. Perfetto. Chissà se posso utilizzare il mio super jetpack qui. Sì. Wow. Aggressivo, il fuoco qua. E per di qua passano altri di questi cosi o... Perché non vedo altre petane. Oh, eccole. Ok, stanno qua. Un posticino per niente allegro, eh? Non si vede niente. Forse devo andare più in là. Ecco, così l'inquadratura è più giusta. Dunque, dovrebbe apparire una pedana qui. Perfetto. Oh, boom. Salta. Salta. No, 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 no. Salta. No. Oh. Sì, proprio quello che dovrebbe dire un essere umano quando finisce nella lava. Non qualcosa tipo... No, solo... Ci vado sempre troppo vicino. Zomba, zomba. Zomba, fanculo. Devo fare un salto rapido proprio. Si tratta di saltare molto velocemente per arrivare all'altra parte. Storto, completamente storto. A posto. Vai. Ok. O facciamo una cosa, salviamoci salto in salto. Così almeno se sbaglio ancora qui. E naturalmente non sbaglio questa volta. Oh, un classico. Un attimo. Perché non sale Twinsen? Sali? Perfetto. Per un attimo, pensavo. You just picked up a gem. Ho appena raccolto una bellissima gemma. Oh, ce n'è un'altra lì. Andiamo a acchiappare la gemma. You just picked up a... You just picked up a gem. Dunque, andiamo di qua. Saltiamo giù. Hop. Bam. Lì.
Ci sono quasi, dai. Ci sono quasi. Non so cosa sto facendo, ma probabilmente sto andando a cercare gli altri moschibei che sono fuggiti. Probabilmente per di loro. Ehi, va tutto bene, sono il vostro amico. Ecc. Eccoli, infatti. La musica è allegrissima, vai. La situazione è drammatica. Little Big Adventure. Vabbè. Twins and you managed to escape? Secondo te che è successo? Che è crepato? Guarda, è davanti ai tuoi occhi. Yes, but I have no clue where the others are. The Queen has been captured as well as a few of our dissident friends. By now, they must be locked up in the jails of the building company. The cells are in the administrative building next to the warehouse. I gotta find the Queen. Her Highness has the key of passage to Island CX. Oh, giusto. L'avevo completamente dimenticato. Bene, dunque penso di capire dove si trovi. Intanto ci prendiamo un altro contenitore. Hi. Our village is now half destroyed. I don't know what's going to happen to us. La liberazione, state tranquilla. Quinzen è qui. Hello. Lucky we knew where this hideout was. Without it we would have been jailed like the others. Questo ha uno strano accento. Ops, scusa. Anche se quella strombettata mi fa ancora un po' ridere. Comunque. Andiamo di nuovo da Caronte qua. Vediamo un po' se posso fare tutto il giro con Super Jetpack. No. Dai, scendi, benissimo. Andiamo a vedere se possiamo. Wow. Alla lava non piace. Non piace che c'è. No, alla lava non piace che cerchiamo di truccare. Forse posso evitare in qualche modo. Ah, merda. Non è per niente facile. Però ci voglio continuare a provare. Maledizione di The Big Adventure, dai. Devo farmi per forza tutto sto... tutta sta sciroppata del percorso, dai. Maledizione. Ah. E facciamocelo. Dove deve andare a finire questa cosa? Oh, nella lava! Naturalmente! Merda! Figurati se non lo sapevo, comunque! Dove devo andare, allora? Forse se faccio giro per di qua... posso cercare di arrivare prima ad arriva quello là che mi ha da portare in giro, eh? Forse per di qua, eh? Zomp! Ok... Zomp! Perfetto. Au. Dovrei essere sulla buona strada. Vedo là sotto il cartello che indica appunto l'esistenza dell'isolotto. Zoom. Appena appena ci sono arrivato. Oh, ecco dove devo andare. Penso che abbia abbastanza gemme, sì, giusto 4, guarda caso. Bene, canta Twinsen. Ferryman. E questo ci basta, Twinsen. Oggi sono un po' cattivello. Dunque, andiamo lì sotto. Non lì sotto! Ah, merda. Sento che si è fatto uno scivolone, Twinsen. Si è fatto la curva. E poi è finito nella lava. Cacchiarola. Quante vite c'ho? 2, perfetto. 2 su tipo a Madonna quante, eh? Wow, 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 Twinsen, non cascare la lava. Whoever wants to cross the ocean. Sì. Vediamo dov'era. Forse l'isola dei Paladini? Mi pare di sì. The island of the Wanis. Mi sembra che sta lì quel postaccio là. Prego, saltiamo. Perfetto. Dunque, nel centro amministrativo. Wow, che c'è sto tipo?
Minchia, che c'è mal di stomaco? Che sta là? Ti spingo subito nella lava, un attimo, Ok, meno male. Hello. Per un attimo pensavo che succedesse davvero. Be careful, Twinsen. All the soldiers are looking for you. Minchia, e t'hanno trattato pure male, Che cazzo ci senti te? Help me. Ah, forse posso utilizzare il corno? Perché continua. Help me. Continua a chiedere aiuto a sto poveraccio. Mi sa che è inutile. Help me. No? Ok, no, funziona. Bene. Yay, sono l'eroe. Thank you. Thank you. I'd fallen and couldn't get up. What can I do to thank you? Hey, how can I find the queen of the Muscovies? Twinsen, che acrobazia. She's locked in the premises of the building company, the entrance of which is heavily guarded. But from the mine, you can access the nearest hangar. And from there, if you take the roof, you can reach the building where she's being held. Here, to thank you, take this gem. You just picked up a gem. Oh. Beh, spero che non cadrai più allora. Dunque. Questi qua fanno decisamente schifo. Non possono prendersela pure con la gente così a caso. Vieni qui. Vendetta è stata fatta. Dunque, mi ha dato una spiegazione su come raggiungere la regina dei Moschi Bay, ma ho ascoltato un po' poco quello che dovrei fare. C'è un hangar dove vengono trasportate delle cose qui. Dovrei cercare di raggiungerlo dal tetto. Sparatoria in pieno regola. Peccato che i colpi vanno direttamente sopra di lui. Cosa cacchio? Ma vabbè, ho capito. Oh merda, ma vogliono far finire sotto. Meno male, ci sono riuscito. Oh. Dunque, sì, è per di qua che devo salire di sopra, giusto? Sì, là c'è il buco sul tetto. Allora, per raggiungere quel posto devo andare sulla miniera, mi sembra che mi ha detto. Cioè, tipo, devo saltare dall'alto per cadere dal tetto. E quindi cadere qua. Au. Dovrei finire qui, insomma, qui sopra. Devo finire in una scatola, penso. Mi sembra di ricordare. Possibilmente senza farmi schiacciare. O così o forse di qua dentro. Buondì! Sono venuto a rubare di nuovo tutti i vostri averi. Oh! Come fai a lavorare ancora per loro? Hello. Welcome to the building company, sir. If you're here to make a cash deposit, we can take care of it. Ho già abbastanza denaro con me per comprarti pure il culo. Se è per questo, altro che versamenti. Ma non mi importa. Credo proprio che... Wow, abbiamo un esperto qui.
dunque. Credo che se vado per di qua mi ritrovo sempre qua sulla faccenda del... Sì. Che si chiude e si riapre. Vabbè, allora devo farmi un giro per qualche miniera, temo. Finché non acchiappo la nozione giusta per dove devo andare per queste parti. Sempre che questa è... Sentila che non ha detto un cazzo per tutta l'avventura. Credo. Sì, è qui all'interno devo entrare. Però devo entrarci dall'alto. Dunque. Vedi qua. Oh. Ah, cacchio. La finestra era andata un attimo in palla. La finestra dell'emulatore era andata completamente in palla. Vabbè, devo passare per di qua comunque. Cagnolo. Volevo cercare di evitarti, ma non hai voluto fermarti dove dovevi fermarti. Ora, quanto è vero... Eccolo qua. No. No, pezzo di merda. Come lo odio sto tipo. Mi chiedo, forse devo saltare qua sotto pure io? Oh, forse sì. E dove vanno a raccogliere la roba, giustamente. Ok, ora ci arriviamo, eh. Sì, ci siamo ragazzi, è proprio là che devo andare a finire. Oh. Dentro la scatola. Vediamo prima di saltare un attimo via e chiacchierare con sto tizio. Hello. You don't have any business here. Get lost. Oh, giusto. Non dovrei farmi rinchiudere dentro, credo. Sarebbe nocivo. Devo fare in modo che la scatola se ne vada per i cazzi suoi aperta. Se no morirò soffocato o qualcosa del genere. Di fame è quello che è. Quindi sto tipo deve andare via. Forza crepa. Oh, meno male. Ho già cominciato a incasinare la catena di montaggio qua. Vediamo un po'. Così. Sì. No, questo non deve accadere. Vediamo un po' se così se ne sta buono. Intanto salvo. Non so se attualmente farmi inscatolare mi fa perdere una vita o tutte. Mi sembra che una volta mi dei game over diretto per questo. Perfetto. Ed eccomi intrufolato. Boom. È ora di saltare fuori, Quinze. Perfetto, dunque adesso devo fare in modo che salendo sulle scatole arrivo a quella scala là sopra. Protesta finché vuoi, io me ne vado. Ottimo. Ora forse dovrei scendere per di qua. No! Oh, questa era proprio una grande stronzata. Dai. Non l'avevo mica visto. Gesù, direi che si poteva notare però. È un errore mio a più che altro. E là, sono finito in prigione con voi. Twinsen. Proprio così. Your Majesty, I've come to free you and ask you to open the door to the passage which leads to Island CX. My planet's being threatened and I have to save it. You're very brave, but I've got to face the Emperor. Soon I'll be transferred to his palace, and he'll come to interrogate me. So I suppose I'll just stay here. Here, take the key to the passage.
Go and save your people. You just found the key of the passage which leads to Island CX. Benissimo. Ottimo, ora però dovrei uscire da questo posto. Hello. Only you can stop the Emperor and Dark Monk. Hi. Don't stay here. Escape while you still can. È quello che vorrei fare. Forse se mi notano mi faranno uscire. Ehi, ci sono io qui dentro, sai? Minchia! Arrabbi sta porta. Wow, 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 wow. Ci sono prigionieri di guerra importanti qui dentro. Che cazzo stai facendo? Bravissimo! L'imperatore ti darà un premio per aver quasi ammazzato la regina. Niente chiave. Ah, lì c'è un pulsante però. Volevo prendere la sfera, pare che non l'ha presa. Perfetto. Oh. Ops. Non volevo prendere lui. Ah. Ora posso uscire. Peccato per te, è troppo veloce. Ecco che mi sto per prendere un colpo a plasma sul muso in 1, 2. Perfetto. Dai ragazzi, fatemi uscire, ho un pianeta da salvare. Au. E diavolo. Almeno questo mi dà un quadrifoglio ogni volta. Troppo alto. Avrei bisogno di cuori. Dunque, ora la mia prossima meta qual è? A tal proposito. Dovrei arrivare adesso sull'isolotto CX perché ora ho la mia chiavetta. E mi manca un ultimo pezzo di chiave. Quello de come si chiamano? Vabbè. Quello dei tizi che sembrano degli alieni di Roswell con gli umani ficcati in mezzo. Comunque. La chiave del passaggio verso CX. Di certo qua non si trova. Ma ecco la mappa super rapida. Forse posso trovare il passaggio da queste parti. Subito, subito. Mi annientano. Ma guarda, sembra fanno passare, oh. Oh, qui è tutto chiuso. No, non si passa qua. Quindi non posso più tornare indietro ora qui. Oh, merda. Quel carro armato è assordante. Sì, da qua non si va da nessuna parte. Suckers! Vediamo un po' dov'è il passaggio per i sotto-chick tra queste parti.
Qui è ancora una parte della miniera, no? Sto finendo le vite con questi cazzo di liste che mi stanno attorno. Questo sembra che non mi porta da nessuna parte di interessante. Dei fusti di benzina. Oh oh. Sì, forse è meglio se do un'occhiata in giro a quello che dovrei fare. Adesso ci arrivo subito, eh. Ok, gente. Mi sembra di ricordare che dovevo arrivare nel risolto di Mosky Bay, dove potevo inserire la chiave. Infatti la chiave ha il loro simbolo, quindi probabilmente è lì che devo arrivarci. E adesso mi servono le gemme da raccogliere in giro, quindi tornerò di nuovo presto. Buone notizie, eccomi con le 4 gemme, ecco che Twinsen finisce di cantare ed ecco che parto per l'isola di Mosky Bay. Ho solo fatto tipo 40 minuti di gioco, quindi penso che per... sono le 7, andrò avanti fino alle 7 e mezza. Serious Sam dovrà aspettare, anche perché ho da fare il video come già detto la scorsa settimana. O quando è stato? Vabbè, insomma. Hello. Whoever wants to cross... the island of the musky bees. Non mi buttare nella lava, ti prego. Gemma. You just picked up. Arriviamo fino di nuovo al trono qui. Hanno anche buttato giù la bandiera per caso. Qua non si vede. Vabbè. Qualsiasi cosa abbiano fatto. C'è una gemma di qua? Oh. Se, l'inquadratura è andata a puttane. Vabbè, perfetto. Ah, è per via della tana dei Mosky Bay. C'è una gemma lì. Via. Venga, sto tipo proprio stava lì ad aspettare, con la granata in mano. Sono invincibile. Oh. Oh. Ah. La battaglia sembra per lo più finita e anche male per i Mosky Bay. Infatti vedo qualche salsicciotto in giro, quindi significa che, beh, loro hanno perso. Ah. Peccato. Questo sta ancora a mangiare le loro provviste o le loro munizioni, per intenderci. Eccoci alla sala del trono. Oh, chi cazzo c'è lì? Salviamo. Wow, wow, chi è quel? Da dove è uscito? Ehi, hey, World of Warcraft è dall'altra parte. Abbiamo un orco qui. E mi sta pure aspettando. Caspita. Beh, facciamo fuori i salsicciotti prima. Oh, mi hanno fatto cadere di sotto.
Oh, sono tornato. Perfetto. L'altro ora. Ok, hai qualcosa da dire, orco? Senti, Shrek, qua non è faccenda. Mamma mia, sto tipo passa direttamente ai fatti. Minchia. Mamma mia. Sentilo come grugnisce. Au, au, yeah. Questo tipo non scherza. Ah, aiuto. Questo se viene attaccato corpo a corpo dà un altro colpo lui attualmente. No. Devo ah! È un vero guerriero questo. Cazzo. Ah. Help. Ora non dovrebbe riuscire. No, è capace di inseguirmi. Oh cazzo. Ah. Aiuto. Ah. No. Lasciami in pace. Sortileggio, presto. Mi dimentico sempre di avere questo utilissimo strumento per combattere così. Ed ecco il foro della chiave. Click. Andiamo. Mamma mia. Questi tipi devono essere molto convincenti per addirittura assoldare un personaggio proveniente da un'altra saga. E ora dove sono? Magari è lì che devo andare, va? Questa porta non si apre. Allora probabilmente quell'altra. Oh no, altri tricchechi volanti. Beh, questi li posso sempre abbattere con il guanto, se non erro. Fatti sotto. Forse posso semplicemente spammarlo. No, non è una buona soluzione spammarlo. Dai. Madonna. Sono una schiappa. Dai, minchia. Era ora. Non posso proprio danneggiarli in altri modi. Mi risulta impossibile. Madonna. E so pur morto. Ah, andammo bene. No, io voglio provare ad ammazzarli in altri modi. Perché con il guanto mi sto ammazzando a prenderla questa. Ok, posso danneggiarlo. È qualcosa. Mi chiedo se posso fare di più anche con il Cerbotron.
Oh, Dio santo, sto mostro è una è una tragedia. Dai, crepa. Muori. No. Sono caduto di sotto. Il fatto è che io non ho più vite, quindi non mi posso permettere di ammazzarmi qua. Ah, stronzo. Forse potrei semplicemente darmi la gambe. Via. Oh cazzo. No, no, dammi spazio, dammi spazio. Oddio. Dove devo andare qui? Di qua, di qua. Vai, 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 vai. Sali. Ah, anzi no, scendi. Devo andare. Minchia. Questo non è un bel luogo dove stare. Devo andare nell'isolotto Chix. Scusate. Scusate. Che è tutta sta roba? E perché non riesco a prenderla? Ah, ora si riesce a prendere. Ok. Direi che me lo merito. E sto mostro per fortuna non può farmi nulla. Perfetto. Oh, eccone un altro di questi passaggi. Ma lo ricordavo molto poco sto passaggio. Forse perché lo odio a morte. Via di qua. Perfetto. Oh, salve. Se permettete adesso ve sparo. Ottimo. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Questi mi vogliono demolire. Oh. Cioè, sono passati addirittura alla contraerea per abbattermi. Sono disperati. Questo è un vantaggio positivo per me, vero? Molto positivo. Per niente. Comunque. Dove devo andare di qua? Ah, dentro l'astronave, giusto? Via. Ehi, ha delle effigie reali. Oh, quanto sei lontano da me che non ti riesco a scazzottare, dai. Madonna. Sto berretto verde del cazzo. Ok. Forse ha qualche modo per arrivare di sotto CX. Ma salve. Vogliamo giocare all'ostaggio? Io sono il terrorista e tu l'ostaggio. Il cane può giocare la innocente vittima davanti alla videocamera. Hello? No, Twinsen, non funziona così. Who are you? This is the Emperor's personal shuttle. You have no business here. Certo che ne ho. Un casino attualmente. Dovrei ammazzarlo insieme a te se mi fosse dato il permesso dal gioco, ma probabilmente non posso. Hello? Who are you? Volevo parlare con il cane. Stupida. Oh. Mi sai quello rincoglionito? Qui sono io. Mi sa che non ho nessun disco per fare il tracciato qua. Già, non posso. Questo è come ricordo della mia visita. Minchia, i miei poveri timpani. Mi ha rotto i timpani. Fammene scappare di qua. Mamma mia. Au, 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 au. Merda. No, questa non è una cosa da musica allegra. Dannazione. Gioco, questa non è una cosa allegra. Vorrei dire. Quindi non ho. Cos'altro dovevi fare qua? Dentro la mia astronave ci sono passato. In questo piccolo luogo non ci posso entrare. Au.
serve un po' la conchiglia per ripristinare la mia salute. Perfetto. Ottimo. Evitato per un soffio. Ma qua prima non mi aveva fatto entrare. Dai, ci ho provato. Vabbè. Andiamo a procurarci il nostro disco per il viaggio. Minchia, se sono preparati proprio alla guerriglia più più aggressiva questi qua. Ottimo. Beh, mentre se quelli difendono in un modo così assraiato. Oh, Cristo. Evidentemente c'è qualcosa lì dietro che dovrei raggiungere. E probabilmente dovrei raggiungere anche quella specie di leva lì. Ah ah. Ok. Oh. Ah, sono dei pirati? Sta ormai ingaggiando tutti quelli che può questo. Oh oh. Il corpo al corpo non funziona. La mia sfera non funziona. Oh, dannazione. Nemmeno la mia pistola funziona. Oh, sono dei guai. Sono dei guai amari. Oh. Oh mio Dio. Muoviti. Quale porta devo andare? Questa? Perfetto. Rimanete lì sotto voi, eh. Salve. Sì, strilla. È quello che devi fare quando vedi me. Oh, posso utilizzarlo io adesso. Prendiamoci la chiave, che prima ho visto una porta chiusa. Ecco, perfetto. Faccio male anche alle armi io. Cazzotti sul muso. Hai avuto abbastanza cazzotti sul muso oggi? Te ne diamo una dose extra. Cazzotti sul muso. E per farti imparare ad avere più cura del tuo naso, stronzo. Dunque, andiamo avanti. Oggi la mia bocca ne dice di una e di più. Here you are at last. I was waiting for you, Twinsunin. Dark Monk told me a lot about you. E cosa ha detto? It's over, Twinsunin. You lost. To make your defeat even more bitter, I am going to tell you the truth. With all these beliefs, I was not master of my own planet. People had only ears for Dark Monk's priests. One day, a stranger landed on Zelish and offered to pass himself off as Dark Monk. Together, we spread the belief that he was to fulfill the great prophecy. Of course, this is far from the truth. I don't know why, but Dark Monk wants to appropriate the magical energy contained in your planet. And since I want to become the master of Zelish, we made a deal. Questo mi ricorda qualcuno. Ah, ma non è possibile. È morto, giusto? L'abbiamo ammazzato noi, non è vero? Sapete a cosa mi sto riferendo, giusto? E questo tizio è un... è un ateo di merda, vedo pure. Vabbè, no. Ognuno ha le sue scelte religiose da fare, ma... questo qua è di merda perché praticamente ha fatto morire un sacco di gente con queste sue decisioni. Ha provocato un caos mondiale, si può dire. Per cercare di dominare tutta la popolazione di diverse razze, vorrei anche specificare. Dunque, è ora che tu muoia. No way! I'm going to stop you. Sì, Twinsen! Ottimo! Twinsunin, Dark Monk is unbeatable. In his statue, he has built a machine capable of storing the magical energy that he intends to steal from your planet.
My agents went to Twinsen to kidnap your wizards, since we needed them to attract the energy from your planet to Zilch. But we were forced to kidnap the children because the wizards refused to cooperate. You were our only obstacle. But now, we have won. The destruction of Twinsen and the use of the machine will intervene during the next ceremony, and you cannot prevent me from triggering the lunar reactors. Questo lo vedremo, imperatore. Presto saprai qual è la verità della tua sconfitta. La mia pistola sul tuo naso. Mi ha fatto male solo per un po' e poi si è girato. Beh, occupiamoci di lui prima. Adesso cadi a terra? Va bene. Oh, non riesco a vedere sto tipo. Oh, cazzo. Ha girato la chiavetta. Oh, merda. Devo ammazzare sto tipo. Beh, è morto, ma i reattori sono attivi. Questo è un grande disastro. Oh, finalmente la boccia si è messa a funzionare, credo, eh? È la boccia, vero? Alve, Sender. Twinsen? Oh, Twinsen! It's me, Sandal. Twinsen, a cosmic cataclysm is on its way. The moon has started to move. Soon it's going to hurl itself against Twin Sun, destroying our planet. You must stop Dark Monk and prevent him from using that infernal machine he built inside the statue. With it, he could attract and steal the energy that we could use to stop the moon. You must get the four key fragments which are used in the ceremony and are protected by the Esma races. With these fragments, the statue of Dark Monk will emerge from the crater. Once you stop Dark Monk, you will have to come back to Twinsun, and in the Well of the Sendals, I will help you stop the moon. È quello che abbiamo fatto finora. Credo che non potremo farci più nulla adesso. Già, non posso girare la chiave. Probabilmente è bloccata. Ah, merda. A prova, gira questo, cosa vuol dire? Justice the Emperor's sword. Now you can face the Hussars guarding the Emperor's palace. E adesso Twinsen torna con la sua spada. O per meglio dire, con una spada diversa, ma pur sempre, diciamo, ha ancora il suo stile. Yeah, yeah! Ammazzali, ammazzali! Oh, oh, oh. Sì, lo stile è rimasto lo stesso, ma rimane comunque sempre un gran figo quando fa queste cose. Bene, adesso quello che dobbiamo fare è cercare di andarci a procurare l'ultima chiavetta in modo da fare erigere la statua di Dark Monk. Siamo quasi alla resa dei conti, direi. Il palazzo reale, a proposito, dov'è? Au, 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 au. Wow, la spada fa un casino di male a questi. Beh, sono dei viewster in fondo. Vediamo se ora posso utilizzare la nave. Temo ancora di no. Vi posso dire che suo marito è morto. Oh mio Dio. Hello. Who are you? This. Mi sa che non ce lo posso dire. Peccato. Comunque credo che siamo arrivati a meglio se mi ritiro dentro prima di perdere la vita qui. Oh, sì, è da e da adesso vedremo sempre queste
questi cutscene. Il problema, credo, è che questi tagli di scena sono attualmente a tempo. È infatti possibile perdere il gioco completamente facendo abbastanza passaggi avanti e dietro, facendo trascorrere abbastanza tempo di gioco pure, credo. Quindi non possiamo perdere molto tempo adesso. Di buon punto mi devo ricordare dove devo andare ora. Oh, da lì sotto circa se devo andare alla celebrazione. Sì, però non ho la chiave con me. Forse sta all'interno del risotto della celebrazione. A ogni modo, per il momento abbiamo terminato qui. Ci vedremo la prossima settimana. Nel frattempo rimarrete con il fiato sospeso se la luna arriverà a sbattere sul pianeta o meno, e io sarò qui a perdere tempo per farlo. A presto, gente. Final Game Over.